Ciao e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come sempre, io sono Ginevra Gattini e in questo video sono con Melopertebest DJ Dasmoon. Allora, possiamo procedere, abbiamo un sacco di domande da dirvi, ok? E noi diremo le risposte. Almeno Dusk ce n'ha di più di me, però vabbè. E niente, stop. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono FaviJ. Se non l'avete capito, ma me lo potete DJ Dasmoon, stavo scherzando sul fatto di FaviJ, no? Anche se qua non l'ha registrato. Ecco, sì, non l'ho registrato perché sono un po' scema. Sì, però lo potete vedere sul mio canale. Sì, andate sul suo canale, perché abbiamo fatto da tutti e due i canali, sarà una cosa molto figa, perché poi si vede da una parte col mio cellulare e da una parte col suo, è troppo bello. Cioè più swag, no? Sì. Ok, iniziamo con VLovers Channel. Suo. Sì, è il mio. Mi chiede: ciao, mi sono iscritta, volevo chiederti se fai un video dedicato a me. Non lo so, probabilmente. Poi, a me, vabbè. Delle domande: quali sono i tuoi cartoni preferiti? Allora, i miei cartoni preferiti, ovviamente il primo lo sapete, My Little Pony. Poi il secondo, non saprei. Mi piacciono anche molto i Little Spets, soltanto che non li guardo spesso perché non lo so. E quindi di solito guardo i miei Little Pony. Ok, del resto bravissima, grazie. Adesso mi fa una domanda Dusk, che si sta guardando così da 2 ore. No, perché ci sono 2 telecamere, non so se guardare la tua o la mia. Così dai fastidio, sai Dusk. Ok, vabbè. Ok, allora mi metto qua per chiedere. Ok. Allora, dai. Qual è il tuo pony preferito? Il mio pony preferito? Il mio pony preferito di passanti sono delle protagoniste. Di tutti. Di tutti? Oh, non saprei. Octavio è bella, DJ Confri, Laira, Bonbon. Tutti. Ok. E io, ovviamente, al primo posto. Okay. Ora stop. Time. Allora, vi volevo... Allora, era una roba... Cioè... una roba che si parla in un po' di giorni, che abbiamo sentito, io ho sentito, poi ho detto tutto a lei, perché... Sì, si parla, no? Allora, su Google Plus e su YouTube abbiamo sentito di MLP Channel Heroes che aveva gli iscritti pagati, no? Quell'app lì che... Sì, quell'app lì che ti fa venire gli iscritti gratis. Ecco, quella lì che non mi ricordo il nome, che però c'era andata a vedere anch'io. Cioè, non l'ho presa, ero andata solo a vedere se esisteva veramente. Che poi sta tizia qua, è il 2000 o 200, non mi ricordo. Aveva detto, era un mio amico, mi ha detto tutto. Cioè, ma quella lì, non so, perché magari anch'io mi arrabbio con qualcuno e dico una roba così. Poi magari non è neanche vero. Perché ho sentito dire che quell'app lì ti fa... A volte ti cambia gli iscritti da quelli che hai, te li leva e robe così. E poi magari non è vero, perché sono andata a vedere altri youtuber che certi hanno fatto solo 5-7 video e hanno più di 100 iscritti e magari, dato che su Google Plus sono famose, magari le sono anche su YouTube e si iscrivono solo così, capito, no? Sì, ho capito. Tipo The Best Lady Crystal, sì. Ciao sister, che aveva 10 iscritti senza aver pubblicato neanche un video. Che anche mio amico aveva 15 iscritti e neanche un video. Può capitare, magari un bel nome e la gente si iscrive solo per questo. Invece io vi racconto una storia. Praticamente il nome
il mio, io non volevo chiamarmi così, volevo chiamarmi un nome che c'entrava con i My Little Pony, soltanto che non sapendo che se caricavo una foto mi veniva quel canale, ho scritto Ginevra sopra e sotto i gattini perché c'era una foto dei gatti. Allora mi è venuto Ginevra e Gattini e non so come cambiare nome perché il mio tablet è difficoltoso. Esattamente. E siamo qua che in realtà stiamo prendendo queste robe qua solo per aspettare che il mio cellulare si carichi, però a parte questo. Sì, siamo normalmente normali, in verità no, però per adesso sì. Siamo all'incontro. Cosa fai, Dask? Nel 97%, yeah, mi stai coprendo. No, non ti ecco, sto... ecco, possiamo ricominciare, stop un attimo. Ok, se magari la visuale di tutti e due gli schermi fosse più eccellente. Fai cadere il mio tablet così. Ecco, così, che mi avvicino, però dopo... Madonna. Così fra un po' fai vedere il mio tablet. Allora, mi metto, però... Vabbè, guardo da me. Perché il mio cellulare? Ecco, allora iniziamo con le domande. Domande. Allora, sì, le faccio veloci perché ce ne sono tipo 3000, c'ho anche i funghetti, c'è questo qua. Questo che è vuoto, cosa? Ecco. Ok, iniziamo. Questo non so se era un Ask Dask, però l'ho scritto lo stesso. Allora, DJ Avril Mundash mi ha scritto: mi fai una torta? E cioè abbiamo una torta? Noi? Eh, mi sa di no, perché forse il 31 luglio sì, perché è il mio compleanno. No, per adesso, vabbè, no, non ce l'abbiamo. Scusati. Poi Sofia Lodrigini mi chiede: puoi fare un disegno a mano del PvP? Quello dopo la fine del video ve lo faccio vedere. Come bravissima disegnare. Poi MLP Luna Chan mi chiede: quanti anni hai? 12. 12 e mezzo. Come ti chiami? Ele, un nome schifoso, vero? Non è vero. Sì, dove vivi? A Pony. E quali sono i tuoi pony preferiti? Mi piacciono tutti. Quelli che odio? Oddio. Non odio nessuno. E quale cattivo preferisci di MLP? Discord. Vuoi essere mia BBF? Per quel caso che avevo detto che mi avevi rubato la BP, dai, vabbè, facciamo scusa. Perché non mi piace di stare. Me la poteva Last Moon? DJ, vabbè, che se ne frega. Non ci sei nel mio coso. Ecco, bravo, sì, perfetto, perfetto. Poi Luna Force dice: sei fidanzata? No. Se no ti piace qualcuno? No. MLP Cianelleri. Come ti chiami? Ancora. Anni 12, pony preferito. Non lo so, DJ Pomfree, Octavia, boh, non so, sono tutte fantastiche. Poi Emerald, come ti chiami lo sapete già, quanti anni lo sapete già, come ho conosciuto i Little Pony mentre ero a Reggio Emilia da miei cugini. C'avevo un cugino che si chiama Justin che si metteva davanti alla televisione e diceva: My Little Pony, una nuova serie su Cartoon Network. E allora ho detto che a me mi piacevano quelli vecchi della vecchia serie, diciamo, ma dai, perché allora non li guardo perché boh, perché sono malata. E cosa ti piace oltre ai miei Little Pony? Non proprio dirmi grazie. Allora, i Tartarughe Ninja, proprio io, i Little Spec Shop, poi cos'è? Poi non lo so, sono deficiente. Poi mi chiedono: ti piacere quando ho già detto Marty Melody Channel, che ha cambiato Luna, che niente, ha cambiato nome. Oh, yeah. Però vabbè, quello di Pony preferita, l'ho già detto anni, lo so, lo sapete. E lo so, mi piacciono i Peppi Pasta, sì. No. Sì, mi piacciono. Poi Lampi, sono costato. E che cosa pensi di Mastro Lindo? Mastro Lindo è fantastico. È fantastico. Sì, poi io mi hai detto: ma è brutto. Io ti ho risposto: ma c'ha il cuore. Ma c'ha il cuore? Sì, c'è il cuore. Era un cartone quello. No. E poi, oddio, le abbiamo letto tutte. Non ci credo. Sì. Qual era la domanda che mi volevi far te? Io? Aspetta, ci devo pensare. Ah, dimmi un po' di cose su Justin Bieber. Allora, è nato il 1 marzo 1999. Ha 21 anni, è alto 1,75 m, i suoi genitori sono Patti Malet, come si dice, e Jeremy Bieber. Sì, sono informata. E poi, un'altra cosa?
un'altra cosa, però me ne fai anche un'altra. Allora, quanti animali hai avuto? Me l'hai già chiesto nell'altro vlog, non so. No, non me l'avevi chiesto, però non lo so, sono morti tutti più o meno. Ok, ora basta perché io scappo. Il mio è troppo. Allora, il disegno per Sofia, aspetta. Ecco che mi muore il tablet. No, il tablet. Cioè, in diretta. E quello è il mio diario. Aspetta. Ah no, te stai continuando, vabbè. Sì, io sto continuando. Adesso devo disegnare anche più. Me l'hanno chiesto, ma la disegno male apposta perché sono cattiva. Perché non c'ho voglia di disegnare. Basta. Io mi sbaglio in diretta, non mi sbaglio in diretta. Come vedere monti. No, dice così che c'è il monissimo mio. Sto montando il cellulare, cioè lo sto raddrizzando, come si dice. Il mio non c'è bisogno perché il mio è bello. Vero, bello. È bello. Ok, il disegno per Sofia. Fallo vedere anche il mio. Non avevo voglia di disegnare tutto qua, se no mi veniva qualcosa di carino. Perché... No, ok. Allora, se il video vi è piaciuto, anche commentate. Me. Mi fate altre domande. Aia. Aiala! Se volete che facciamo un altro video insieme, ce lo dite. Dite. Vabbè, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi. Fate una torta per DJ Avril Moondash. E grazie per la visualizzazione. Non so se l'ho già detto perché mi scordo tutto. Se vi è piaciuto che ho fatto il vlog con Ginevra, o come si dice, Last Dusk. E ditemelo che magari facciamo altri video insieme. Ok, allora, per oggi è tutto. Ciao, un bacione. A presto. Ciao, e se il video vi è piaciuto mettete un piace. E come sempre io vi devo lasciare perché sono un po' tragica. E allora ciao.